Tentata violenza sessuale in pieno centro ai danni di una 28enne aquilana che ha denunciato lei stessa l'accaduto ai carabinieri, che sono riusciti ad arrestare con prontezza l'aggressore, un cittadino eritreo, classe 91, richiedente asilo, da tempo in città ma senza fissa dimora. Il fatto è accaduto tra Viale Ovidio e Viale Gran Sasso nella notte tra sabato e domenica. L'uomo è caduto assieme alla donna nel tentativo di violentarla. La ragazza ha riportato infatti diverse ecchimosi, ha tentato di ribellarsi in tutti i modi e lui l'ha picchiata. Sono state le urla della ragazza a far desistere l'aggressore, che è fuggito. Il ragazzo di colore avrebbe avvicinato la donna in un locale del centro nel quale la giovane stava festeggiando il compleanno di un'amica. Poi avrebbe seguito la vittima senza che lei se ne accorgesse, prendendola alle spalle e tentando la violenza sessuale. L'aveva pure spogliata. La ragazza ha avuto la forza di telefonare ad un'amica che le ha prestato i primi soccorsi. È stata lei stessa a fornire ai carabinieri informazioni utili per l'arresto, come ad esempio il nome di battesimo dell'aggressore. L'aggressore è nel carcere Le Costarelle di Preturo, risponderà di violenza sessuale. Per la ragazza 25 giorni di prognosi, una bruttissima avventura, impossibile da dimenticare.